Salve ragazzuoli, sono Escobar, questo è il mio canale, benvenuti a tutti, per coloro ancora si fossero iscritti iscrivono, per coloro che sono iscritti rimangono con me, perché usciranno sempre e comunque nuovi video. Allora, adesso facciamo un piccolo aggiornamento di questa vasca qui, ovvero il pico acquario, ovvero il piccolo acquario, dove ho inserito tempo fa delle caridine prese dal filtro stesso che sto utilizzando per la vasca. Allora, le caridine per il momento sono cresciute, vedete? Sono letteralmente diventate quasi adulte, direi. Ho inserito di recente una Dragonstone, una Nubias batterinana, questa qui è se non erro, poi correggetemi se sbaglio, e una piccola potatura di una pianta che adesso vorrei vedere se riesce a prendere o meno, perché nell'altra vasca non riusciva a prendere, è troppo piccola. Il muschio sta lentamente crescendo, la Dragonstone sta fungendo da postazione di, definiamola così, osservazione delle caridine, e le Plonarbarius corneus che avevo inserite, che erano molto molto piccole, adesso sono realmente cresciute, vedete quanto sono belle? Soltanto che quella a destra, vedete quella dorata, è una delle mie preferite, anche perché molto spesso diventano così, però altre volte restano super lacio, ma non ho capito il perché, anche se quelle originarie erano o blu o dorate. Sperando che adesso queste non mi escono successivamente soltanto perlacee, perché effettivamente quelle dorate hanno un qualcosa in più, sono veramente bellissime sono. Per chi mi avesse chiesto il fattore cladofora, che molto spesso le persone girano, onde evitare comunque che marcisco, vado in marcescenza, quella che è l'altra parte non esposta alla luce della cladofora. Io non la giro, cioè nel senso rimane così verde, senza alcun tipo di problema. Adesso chi lo fa e si trova bene continua a farlo, io non ho alcun tipo di problema. La Dragonstone sta fungendo anche da postazione per l'attaccatura della Nubias, quindi la Nubias si sta ancorando da sola senza alcun tipo di problema. Per quanto riguarda i cilindretti, ragazzuoli, per chi non lo sapesse, per chi mi segue da poco, io li inserisco sia per controllare la sedimentazione batterica, anche perché nel fondo si vanno a inserire batteri anaerobici, per chi non lo sapesse, non è soltanto il filtro postazione di sedimentazione batterica, ma lo è anche il fondo e qualsivoglia altra variante caratteristica della vasca, cioè variante nel senso qualsivoglia modificazione che andate a effettuare comunque nel tempo, non troppo pesante, poiché potrebbe precludervi anche l'equilibrio della vasca, perché le modifiche, se ben fatte, portano la vasca a un livello superiore, se mal fatte, portano al collasso e alla distruzione dell'ecosistema. Per quanto riguarda il filtraggio, la spugnetta non ancora mi sta dando problemi, anche perché le caridine stanno qua diventando quasi adulte, quindi non ancora mi si sono riprodotte e mi si riprodurranno successivamente. E il filtro mi sta funzionando più che bene, anche perché, come potete osservare, la maturazione è avvenuta completamente. Il filtro, devo dirvi, questo sistema qui, questo piccolo acquario, ci è voluto non tantissimo per farlo maturare. Allora, ragazzi, io adesso chiudo perché mi stanno chiamando al telefono. Vi dico iscrivervi, lascio un bel like, link in descrizione. Ciao belli!